ai microfoni di Nero Verde Channel con Emiliano Palazzi, allenatore della Castellanzese. Buonasera mister, bentornato come sempre ai nostri microfoni. Buonasera a tutti. Mister, la Castellanzese non si ferma più, la sua Castellanzese targata Emiliano Palazzi davvero sa solo vincere. Anche oggi una prestazione complicata contro un Brebbia davvero arrembante, come l'avevamo definito nel pre-partita, che vi ha tenuto testa. Alla fine siete riusciti a portare a casa un'altra vittoria molto molto importante, continuando davvero in un filotto che per ammissione stessa degli allenatori avversari, lo ha detto l'allenatore del Brebbia stesso pochi istanti fa, di una squadra davvero stellare. Ma la partita era complicata anche perché loro, come all'andata, sono dimostrati una buona squadra, una squadra che sta bene in campo, giocatori di qualità, molto, molto fisica, quindi una partita dove i duelli individuali non erano facili da vincere perché sono giocatori bravi. Siamo stati bravi nel secondo tempo quando siamo andati in vantaggio, abbiamo fatto molto bene. Fino a quando abbiamo avuto la palla del 3-0, dove abbiamo sbagliato, secondo me, forse l'azione più bella della partita nella finalizzazione, e lì poi dopo un po' abbiamo smesso di giocare gli ultimi 20 minuti, che è la cosa che mi è dispiaciuta perché si poteva fare meglio. Poi primo tempo l'episodio del rigore so che è contestato da parte loro, ma per quello che ho visto dalla panchina, un giocatore girato di spalle è stato atterrato da dietro. Secondo me è stato l'errore grosso, è stato del difensore che non doveva entrare, quindi poi è un fallo che a metà campo avrebbero fischiato tutti, in area di rigore dà più fastidio perché è calcio di rigore, però secondo me il fischio dell'arbitro ci sta. Come seconda e ultima domanda, mister, le chiedo, si è vista anche davvero una metodicità nella pazienza in cui voi avete messo gradualmente alle corde quest'oggi Brebbia, con pazienza, con l'autorevolezza che ormai vi contraddistingue. Quindi le chiedo davvero, questa è veramente l'arma in più del suo gruppo, perché davvero siete granitici a livello mentale, si percepisce proprio vedendo giocare la sua Castellanzese la consapevolezza del dire ragazzi calmi e gesso, adesso prima o poi lo facciamo perché siamo veramente forti. Quindi lei ha questa percezione anche negli allenamenti, si sente davvero insomma questa consapevolezza di un grande gruppo da lei creato? Ma la consapevolezza di essere una squadra forte l'avevamo dall'inizio, e sicuramente i risultati, le vittorie consecutive hanno ampliato questa nostra consapevolezza. È normale che poi tutte le partite devi affrontarle con la giusta tensione. Oggi non era facile, si è stati bravi ad avere pazienza, non perdere mai l'equilibrio. Abbiamo rischiato praticamente niente se non un cross all'inizio, ma altrimenti non abbiamo rischiato niente. Non abbiamo creato tantissimo, però siamo sempre stati presenti con la testa giusta, perché la cosa che più piace sottolineare è che comunque i ragazzi stanno facendo qualcosa veramente di, come ho detto prima della partita loro, stanno facendo qualcosa di straordinario. E sembra quasi che sia tutto scontato, vinci 1-0, c'è qualcuno che storce il naso, leggi sulla prealpina i voti, il 5,5 e il 5, cioè la verità è che questi ragazzi meritano questa cosa, questo risultato, quello che stanno facendo, perché stanno facendo qualcosa di grandioso. Non so quante altre squadre hanno ottenuto i risultati che hanno ottenuto loro, e di conseguenza bisogna solo applaudirli perché veramente, veramente lo meritano, e non deve passare in secondo piano questa cosa, non bisogna dare le cose per scontate. Anche le vittorie per 1-0 sono vittorie sofferte, sono le più belle, ma non ti regala niente nessuno, quindi certo. Mi piace sottolineare questa cosa dei ragazzi, che si meritano tutto questo, tutto quello che stanno ottenendo, e devono godersela fin da qua fino alla fine. Assolutamente sì mister, se lo meritano i suoi ragazzi, se lo merita lei e insomma se lo merita tutta la Castellanzese, che è stata in grado letteralmente, mi passi questo gioco di parole mister, di rendere ordinario lo straordinario, davvero. Mister, complimenti a lei e ai suoi ragazzi, ci vediamo alla prossima partita, arrivederci. Grazie a tutti, buona serata.